Padre Fulgenzio De Marco, al secolo Domenico, nasce a Campolieto, in provincia di Campobasso, il 12 marzo 1933, da Francesco Antonio e Filippa Iammarone. Già nella sua famiglia di origine respira il buon profumo del Vangelo, una famiglia semplice, povera, ma solidamente fondata sulla fede cristiana. Il papà partecipa tutti i giorni alla Santa Messa nella chiesa conventuale Sacro Cuore a Campobasso. In quel convento, la sorella Maddalena svolge il servizio umile e silenzioso di cuoca, dando a tutti esempio di vera fede e dedizione, tanto da essere affiliata all'ordine dei frati minori cappuccini. Un suo cugino, padre Agostino Iammarone, poco più grande di lui, lo precede nel cammino di risposta vocazionale nella sua stessa provincia religiosa. Nel seminario di Sant'Elia Pianisi, il giovane Domenico segue i corsi della formazione scolastica, sopperendo con il lavoro delle sue mani alle difficoltà nel pagare la retta del seminario. Il 26 luglio 1952 riceve l'abito religioso nel noviziato di Morcone. Per poi confermare la sua adesione alla chiamata del Signore il 28 luglio 1953 con la professione temporanea e il 2 agosto 1956 con la professione perpetua. Dopo la formazione filosofica e teologica a Montefusco e Campobasso, è ordinato presbitero il 19 luglio 1959. Ed è proprio in questo periodo che incontra Padre Pio da Pietrelcina. Il primo incontro fu per lui uno scossone. Eravamo studenti di teologia e padre Alessandro ci portava a San Giovanni Rotondo qui per aiutare un po' i frati, non c'è la gente che c'è oggi, la pulizia, c'è da pulire i corridoi. E dopo a mangiare si andava al refettorio, allora questo padre Alessandro ci presentò a Padre Pio dopo aver mangiato, dice, e lui si fece baciare la mano. Arrivò, stavo io e padre Alfredo, ci ha guardato e ha detto: "Che gioventù bruciata, a me mi caddero le braccia." E lui disse: "Ma no, io ho scherzato, venite su e ci un sacco di caramelle." Poi ho avuto sempre, quindi rispetto, non sono stato lì attaccato a vedere, niente, avevo quel santo timore, insomma, verso questo orrante uomo con questi occhi meravigliosi. Pensando che leggesse nel cuore, ha detto: "Qua allora mi pesca subito, è meglio che non ci vada." Quindi, però andavamo la sera vicino a lui a sentire quello che lui raccontava ai frati. Quindi sempre una grande ammirazione. E nella mia predicazione, dovunque sia andato, ecco, testimoniavo sempre lui, raccontavo quello che io sapevo di lui o quello che avevo letto di lui, di questo grande crocifisso del Gargano. Padre Fulgenzio racconta inoltre che Padre Pio era molto preoccupato perché tra la gente non c'era pace. E ricordava sempre ai giovani sacerdoti di essere autentici, attenti nel predicare il Vangelo e soprattutto ascoltare la gente. I primi anni del suo ministero sacerdotale li trascorre spostandosi in vari conventi della provincia religiosa: Foggia, Sant'Anna, Immacolata, Cerignola, Vico del Gargano, Agnone, San Severo, Campobasso. In questi luoghi è impegnato nell'attività parrocchiale. Soprattutto nei conventi di Venafro e di Agnone, in Molise, Padre Fulgenzio lascia un'ammirazione, un senso di riconoscenza indelebili. Molti ricordano i suoi anni da parroco a Santa Maria Oliveto nel 1979, dove si recava dal convento di Venafro. Per quasi un ventennio fa parte della fraternità di Agnone, dove svolge per lungo tempo il servizio di cappellano dell'ospedale, un incarico che lo mette a contatto con le sofferenze della gente di cui si fa carico anche nella partecipazione ai pellegrinaggi a Lourdes con l'Unitalsi. Il suo ministero è sempre caratterizzato da un atteggiamento aperto e scherzoso. "Il Signore mi ha fatto un dono", diceva, "il dono dell'allegria e della gioia." Il suo carattere allegro gli permette di entrare nei cuori di coloro che incontra e di farsi prossimo. Capace di ascoltare e venire incontro ai bisogni e alle necessità degli altri. Da buon frate minore cappuccino sa coltivare l'amicizia con ogni tipo di persona, notabili, professionisti, come gente semplice e di umili condizioni, e offre un aiuto concreto a tanti che si trovano in situazioni di difficoltà. La sua simpatia non contrasta con la serietà e la profondità che emerge nel ministero della predicazione, che svolge con competenza e preparazione. Padre Fulgenzio è un frate gioviale, ironico, piacevole compagno di conversazione in fraternità nella vita quotidiana del convento. Gli ultimi 15 anni li trascorre nell'infermeria provinciale,
amorevolmente assistito dalle suore, dal personale e dai frati. Con sofferenza i suoi confratelli vedono gradualmente tramontare il suo spirito allegro e vivace, ma ammirano in lui la solidità della fede, che non fa mai sgorgare un lamento dalla sua bocca, pur sopportando acuti dolori dovuti al diffondersi di una malattia devastante. In paradiso vogliono un tocco di allegria in più per la festa di Pasqua e Padre Fulgenzio accoglie l'invito. Raggiunge la pace dei giusti il 3 aprile 2021, Sabato Santo.